In apertura i titoli del nostro telegiornale. Il Santa Croce di Fano tornerà Covid free nelle prossime ore, lo annuncia il direttore sanitario Edoardo Berselli. Negativi al secondo tampone 25 pazienti in zona grigia, ne restano 24 asintomatici isolati nella palazzina C. Sono stabili i ricoveri per coronavirus nelle Marche, più di 300 i nuovi positivi. Sale il tasso di incidenza e resta alto il numero dei morti. 13 i decessi in 24 ore, tra cui 4 anziani della provincia di Pesaro Urbino. Negozi aperti fino a tardi, c'è attesa per il nuovo decreto del governo con le norme anticontagio. A Pesaro i commercianti approvano l'orario prolungato. E sicuramente va tutto bene fino a quando ci danno la possibilità di lavorare. Per cui bene, ben venga anche la sera il negozio. Riattivato a Fano il servizio di consegna a domicilio di spese e farmaci per le persone sole in quarantena. Terre Roveresche e il comune stanzia 50.000 euro per le attività, mentre Pesaro fa il bis con i buoni spesa, nuova distribuzione da 400.000 euro per le famiglie in difficoltà. Al via i saldi dal 16 gennaio e le promozioni da oggi. Il vicepresidente della regione Mirko Carloni illustra le date e spiega: diamo la possibilità di liberare i magazzini a chi ha la merce in venduta. Giovedì sera si accende il Natale nel centro storico di Fano. La cerimonia senza pubblico verrà trasmessa in diretta su Fano TV. Protagonista è l'Orchestra Sinfonica Rossini e le ginnaste dell'Aurora, neocampionesse d'Italia. Intanto nei capannoni del Carnevale, carristi all'opera per le statue del presepe da allestire nella zona del Pincio. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo con le buone notizie che arrivano dal Santa Croce, dove tutti i pazienti isolati nella zona filtro o grigia sono risultati negativi al secondo tampone. Dopo il focolaio registrato nei giorni scorsi, l'attività dell'ospedale sta tornando alla normalità. Il servizio di Letizia Marchionni. Sono risultati negativi al secondo tampone i 25 pazienti collocati nella cosiddetta area grigia dell'ospedale di Fano e ricoverati per altre patologie. Dopo 5 giorni dall'accensione del focolaio che si era manifestato nelle unità operative di medicina e gastroenterologia, restano dunque 24 i pazienti positivi asintomatici che sono stati ricoverati e isolati nella palazzina C per patologie diverse dal Covid. L'attività del presidio Santa Croce di Fano sta tornando pian piano alla normalità e pensiamo che nelle prossime ore il presidio possa tornare ad essere Covid free, spiega il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Marche Nord Edoardo Berselli, che aggiunge: la sorveglianza sanitaria delle scorse ore ha dato i suoi effetti e tutti gli interventi e le misure adottate dall'unità di crisi sono stati efficaci. Attualmente Marche Nord ha 124 pazienti Covid positivi, di cui 100 ricoverati al San Salvatore e 24 a Fano. Per riportare il Santa Croce al Covid free sono in via di dimissione dai due plessi di Marche Nord 21 pazienti che verranno trasferiti in strutture residenziali. Intanto, continua Berselli, al San Salvatore continuano a gestire al meglio l'emergenza, proseguendo anche ad accogliere i pazienti che arrivano dalle altre province della regione, così come accade da diverse settimane. È di 13 decessi legati al coronavirus il bilancio giornaliero reso noto dal Servizio Sanità della Regione Marche. Sono morti 6 uomini e 7 donne, tutti con patologie pregresse. Nell'ospedale di Pesaro sono decedute 5 persone, 2 fanesi di 86 e 96 anni, un 87enne di Colli al Metauro, un'anziana di 86 anni residente a Marotta e una donna di 84 anni del Maceratese. I positivi invece sono 337 su oltre 1209 diagnosi. Il numero più alto di contagi è stato registrato in provincia di Ascoli Piceno con 151, seguita da Pesaro Urbino 93, Ancona 51, Macerata 26, Fermo 6, 10 i casi da fuori regione. Per la prima volta nel bollettino giornaliero la regione dà conto del nuovo percorso antigenico nel quale sono stati effettuati 766 test con il riscontro di 18 casi positivi. Il totale dei ricoveri è stabile, diminuiscono sia i pazienti in terapia intensiva che passano da 87 a 86 che quelli in semi-intensiva. Ad oggi 145, meno 5 rispetto a ieri.
e c'è attesa per il decreto del governo che andrà a modificare le norme anticontagio per il periodo delle festività. Tra le ipotesi rientra l'orario prolungato per i negozi. Allora sentiamo che cosa ne pensano i commercianti intervistati da Angelica Panzieri. È in arrivo il nuovo DPCM. Venerdì 4 dicembre le Marche dovrebbero tornare gialle. Il governo concederà qualche allentamento, ma non intende mollare la linea del rigore. Nel ventaglio delle opzioni prese in considerazione, però, c'è anche quella che riguarda la proroga dell'orario di apertura dei negozi fino alle 21 o anche oltre, per garantire un giusto scaglionamento dei clienti ed anche per evitare assembramenti in vista dello shopping natalizio. Tra i negozianti pesaresi, per ora, pur trattandosi soltanto di un'ipotesi, c'è soddisfazione rispetto ad un'eventuale apertura prolungata, per molti un'occasione di guadagno, anche in vista delle feste natalizie che si avvicinano e che indubbiamente porteranno più clienti a spendere. Nel caso i clienti avessero bisogno, noi siamo disponibili e a rimanere anche, insomma, oltre il solito orario di apertura. In ogni caso a dicembre comunque già prima rimanevo fino a tardi a finire le lavorazioni, le ordinazioni, quindi non ho problemi a prolungare l'orario. Quindi l'apertura prolungata è un'occasione? Potrebbe essere un'occasione, sì, sicuramente per gestire i clienti, le vendite in un orario più ampio. Sicuramente aiuterà il commercio, ancora noi personalmente non ci siamo organizzati perché logicamente sono ore in più di lavoro, ma faremo tutto il possibile per accogliere i clienti. Però speriamo in questo nuovo DPCM, quindi che ci sia un nuovo movimento per noi, per tutti, insomma, specialmente nei centri storici. Ci stiamo organizzando e sicuramente va tutto bene fino a quando ci danno la possibilità di lavorare, per cui bene, ben venga anche la sera in negozio. Fino adesso com'è andata? C'è stato movimento? Fino adesso abbiamo lavorato, speriamo di continuare, speriamo in questo Natale anche un po' più così triste, però ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Direi assolutamente un vantaggio, poi ci si organizzerà, l'importante è lavorare perché davvero non si può più andare avanti così, è giusto darci la possibilità di, insomma, di poter lavorare tutti, ecco. Forse magari avere un tempo un pochino più lungo di apertura ci darà la possibilità di lavorare meglio e in sicurezza. E rimaniamo a Pesaro, dove tornano i buoni spesa. Il sindaco Ricci e l'assessore Sara Mengucci hanno annunciato una nuova distribuzione da oltre 360.000 euro. La variazione di bilancio è stata approvata in giunta questa mattina ed è stato attivato anche un fondo anticrisi per gli affitti da 250.000 euro nel bilancio preventivo 2021. Dal 6 al 12 dicembre i volontari dei quartieri torneranno a recapitare alle 1.500 famiglie che avevano ottenuto il bonus spesa a novembre ulteriori voucher dello stesso importo del mese scorso. Il comune riserva 35.000 euro alle famiglie che non sono riuscite a far richiesta nella precedente chiamata dei buoni spesa. Chi non ha presentato domanda ma si trova in condizione di difficoltà economica può comunque rivolgersi ai servizi sociali al numero che vedete in sovraimpressione. Non sono previsti moduli da compilare, sarà sufficiente spiegare la propria condizione agli operatori che valuteranno la necessità e poi le prestazioni da erogare. Il Consiglio Comunale di Terre Roveresche ha approvato all'unanimità un ulteriore fondo di 50.000 euro che si aggiungono ai 120.000 stanziati a marzo da destinare agli operatori economici della città che hanno chiuso l'attività e subito cali di fatturato a causa della pandemia. Il bando è stato pubblicato sul sito web del Comune, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 9 dicembre alle ore 13. A Fano invece è stata riattivata la consegna di spesa e di farmaci a domicilio per le persone sole in quarantena che non possono contare sull'aiuto dei familiari. Allora vediamo come funziona nel prossimo servizio. Sì. Sono tornati attivi a Fano i numeri di emergenza comunali dedicati alla consegna di spese e farmaci direttamente a casa. Il servizio, denominato Manteniamo il contatto, era già stato predisposto nei mesi del lockdown durante la prima ondata di pandemia ed è garantito anche dalla scorsa settimana. Infatti, alla luce dell'aumento dei contagi da coronavirus, è ripresa l'attività dei servizi sociali in collaborazione con il CB Club Mattei e altre associazioni di volontariato. Obiettivo: garantire aiuto e sostegno ai cittadini che si trovano soli in quarantena.
Il servizio è un po' come quello dell'altra volta, ancora un po' in sordina in pratica, come vedete i numeri in sovraimpressione sono quelli dei servizi sociali, le persone che hanno necessità della spesa o di medicinale o di altro chiamano i servizi sociali, automaticamente i servizi sociali girano una mail alla funzione volontariato, e in pratica dove la funzione volontariato è gestita nella mia persona, e io giro in automatico le chiamate se sono speso d'altro al CPC Mattei Protezione Civile che provvede alla spesa, quanto invece riguarda la parte sanitaria le giro alla Croce Rossa dove è un po' misto, vediamo tutti e due di fare la stessa, più o meno la stessa cosa a secondo di dove, qual è più, la più importanza. È chiaro che se si tratta di entrare in ospedale va alla Croce Rossa perché ha i dovuti DPI e l'esperienza, se si tratta piuttosto di andare al supermercato o in altre funzioni ci va il Club Mattei. Quando invece si tratta di buoni spesa nella massa ci vengono in aiuto sia la Caritas sia sempre la Croce Rossa, Mare Dentro, Salvamento Fano o Avis, che sono le associazioni che hanno aderito in pratica in precedenza, che si sono già rese disponibili in pratica anche in questo caso. Attualmente le chiamate non sono tante, però noi siamo pronti a dare il servizio. E dalla Regione Marche arrivano sostegni a favore del mondo sportivo penalizzato dalle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19. Su proposta dell'assessore Giorgia Latini, la Giunta regionale ha integrato con altri 84.000 euro i fondi destinati a sostenere la ripresa delle attività nelle piscine a uso pubblico. Si tratta di impianti con vasca uguale o superiore a 25 metri. I saldi per l'anno 2021 invece nelle Marche andranno dal 16 gennaio al 15 marzo e poi dal 3 luglio fino al 1 settembre. Inoltre, in via eccezionale, vista la grave emergenza sanitaria, potranno essere effettuate vendite promozionali già da oggi fino al prossimo 15 dicembre, salvo eventuale proroga fino alla fine dell'anno. Lo annuncia il vicepresidente della Regione, Mirko Carloni. Ad oggi, spiega l'assessore al commercio, questa soluzione è frutto di una serie di incontri con le associazioni di categoria e con i commercianti indipendenti, sembra essere la migliore per rispondere alle esigenze espresse dagli operatori, ma anche per consentire di liberare i magazzini a chi ha merce in venduta. L'emergenza sanitaria ha imposto cambiamenti anche alle iniziative natalizie. A Fano, per motivi di sicurezza, la cerimonia di accensione dell'albero in programma per giovedì sera alle ore 21 verrà trasmessa anche in diretta su Fano TV. Nel prossimo servizio vi faremo ascoltare tutte le novità inerenti a questa inaugurazione del Natale Più. Il comune di Fano non rinuncia alla tradizione. Nonostante la pandemia, anche quest'anno il Natale Più prenderà vita grazie alle iniziative dedicate alla solidarietà, alla città agghindata festa e ad un momento emozionante e spettacolare. Giovedì sera alle ore 21 si accenderà l'abete normandiano in piazza 20 settembre al culmine di un'esibizione che unirà danza e musica. Accenderemo magicamente il grande albero e così come tutta la città è un segno quest'anno di speranza per il futuro, un segno di solidarietà. E per questo devo ringraziare coloro che si sono messi in gioco, che sono eccellenze della nostra città. Sto parlando del Teatro della Fortuna, sto parlando dell'Orchestra Sinfonica Rossini, sto parlando dell'Aurora Ginnastica. E quindi uno spettacolo che magicamente ci porterà a toccare l'albero e accendere così la nostra speranza alle luci del Natale di Fano. Eravamo abituati a vedere una piazza gremita di gente, ma quest'anno non sarà così. Come già preannunciato, per evitare assembramenti, l'inaugurazione avverrà senza la presenza del pubblico. Sarà possibile godersi lo spettacolo in diretta su Fano TV e sulla pagina Facebook Occhio alla Notizia. Infatti, gran parte della cerimonia si terrà all'interno del Teatro della Fortuna, accessibile solo ai protagonisti dello show e ai tecnici. La regia è affidata ad Harry Secchiaroli, che grazie a diverse telecamere riuscirà a trasmettere l'esibizione accompagnate dalle immagini degli scorci più belli della città fino all'accensione dell'abete di 15 metri. Avremo alcune eccellenze, abbiamo deciso di coinvolgere in questo caso le ginnaste dell'Aurora, come già detto, e poi gli artisti dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Saranno 5 ginnaste e 15 professori d'orchestra. Il programma prevede 3 brani.
diciamo qualcosa in più solo del primo, che è il primo movimento del concerto grosso scritto da Carl Jenkins, intitolato Palladio. È un movimento in cui l'elemento ritmico ha la prevalenza e quindi ci sembrava bello per unire queste due realtà, l'orchestra e le ginnaste. Il secondo movimento, il secondo brano, avrà un carattere più disteso, come speriamo che sia questo periodo, e il terzo un po' più di carattere maestoso in onore all'accensione dell'albero. E le ginnaste, coreografate da Paola Porfiri, sfioreranno l'abete che come d'incanto prenderà vita accendendo anche tutta l'illuminazione del centro storico. Non mancheranno i messaggi di vicinanza del sindaco Massimo Seri, che come di consueto farà un augurio di buone feste con la speranza che questo Natale possa dare un po' di serenità in uno dei momenti più difficili della nostra storia. La società Aurora di ginnastica ritmica ha colto positivamente l'invito dell'amministrazione a far parte di questo grande spettacolo. Anzi, tra l'altro dedicheranno proprio uno spettacolo ad hoc per l'occasione. Ragazze che, ricordiamo, solo un mese fa hanno conquistato il titolo italiano, per cui ragazze che rappresentano la resilienza, il senso di comunità che fa parte proprio di questo Natale e del messaggio che vogliamo portare nelle case. E intanto ai capannoni dei carri del Carnevale, i carristi sono alle prese con la realizzazione del presepe che verrà installato al Pincio di Fano. Filippo Pucci. In questi mesi i maestri carristi non conoscevano festività natalizie per il gran lavoro per la realizzazione dei grandi carri di Carnevale, pronti poi a sfilare nel mese di febbraio. Quest'anno invece non è così. Ancora non si conosce un programma ben dettagliato, né i carri o le prossime eventuali date dell'evento più importante della città di Fano. Così, quest'anno l'amministrazione comunale, su proposta dei maestri carristi dell'associazione Carnival Factory, hanno pensato di realizzare un presepe di medie dimensioni da installare nei Giardini Roma al Pincio di Fano. Sono state scolpite da me in polistirolo, questo è il materiale, dentro ci sono delle strutturine in ferro che ci consentono di posizionarle, di farle rimanere salde sul terreno senza che magari vengano spazzate via dal vento, da agenti atmosferici. Niente cartapesta perché andranno posizionate all'esterno e volevamo renderle più solide possibili, nel senso che dovrebbero avere una durata di più anni e quindi vorremmo che durassero nel tempo e che i nostri interventi per la sistemazione fossero irrisori, ecco, negli anni. Un progetto ben pensato, quello dei carristi, dove ogni anno verrà aggiunta una nuova scena al presepe. L'idea base è quella di aggiungere ogni anno un pezzetto, no? Il bue, l'asinello, mi immagino che arriveranno i re magi. Nel primo hangar della fabbrica del Carnevale di Fano di Viale Piceno, quattro maestri carristi, Anna Mantovani, Daniele Mancini Palamoni, Luca Vasillice e Matteo Ongherà, sono arrivati alla fine di questo lavoro iniziato 20 giorni fa. Sono contentissima di questa collaborazione con l'amministrazione e mi fa sempre molto piacere perché comunque lavoriamo anche per il Carnevale di Fano. E solitamente in questo periodo facciamo realizzazioni anche per altri comuni, magari, no? L'anno scorso abbiamo fatto un panettone di 5 metri che è andato a Fermignano, comunque commissioni dall'esterno ci arrivano spesso e partecipare anche al Natale di Fano per noi comunque è un onore e una soddisfazione. Invece nelle agenzie di viaggio fanesi continua l'originale iniziativa di mettere a disposizione le vetrine per ospitare gli artisti del territorio, esponendo le loro opere per piccoli originali regali natalizi e, perché no, di pensare ad una prossima vacanza una volta conclusa questa pandemia. E la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha donato 9 defibrillatori di ultima generazione al Comune di Fano. Questi strumenti salvavita verranno installati in punti strategici della città e in parte, spiega l'assessore Cucchiarini, verranno dati in dotazione alla Polizia Locale che tramite le pattuglie garantirà una copertura ancora maggiore. È importante, ricorda invece il dottor Alberto Caverni, che le persone sappiano che con questo attrezzo non è possibile recare danno alle persone, poiché la macchina stessa non si attiva se non rileva un arresto cardiaco. La prima cosa da fare in caso ci si trovasse di fronte a una persona che non risponde e non si muove è comunque chiamare il 118. Sarà l'operatore stesso a guidare il soccorritore in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
Torniamo a Pesaro, adesso vi mostriamo alcune fotografie che sono state scattate in Piazza del Popolo, dove questa mattina i pompieri hanno sostituito un portatorcia del palazzo della prefettura che era stato smontato nei giorni scorsi per eseguire dei lavori, per poi essere riposizionato appunto in mattinata. I vigili del fuoco fanno sapere che non si è trattato di un'emergenza o della messa in sicurezza di parti pericolanti del palazzo, ma semplicemente di manutenzione. E c'è anche Stefania Guarino dell'ASUR Marche, area vasta 1, presidio ospedaliero di Urbino, tra i 4 specialisti premiati oggi in diretta streaming con il riconoscimento Umberto Veronesi al laudato medico. Il premio viene assegnato dalle pazienti con tumore al seno ai medici che operano nell'ambito del tumore della mammella e che si sono distinti per disponibilità, ascolto, comunicazione, empatia e sostegno. Complimenti davvero a Stefania, noi con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale, tra poco una nuova puntata di Guarda chi c'è, condotta da Paolo Notari e dedicata alle grotte di Frassassi. Grazie per la vostra attenzione, l'informazione torna domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa. Arrivederci a domani.